Non si chiude più? Non si chiude. Beh, ma vabbè, potrei inizia, anche inizia, andare a braccio. Tu inizia. Così, siccome è tardi, no, oggi abbiamo imparato un sacco di cose, insomma, no? Tu sono state tutte relazioni bellissime, per cui io devo essere sintetico a questo punto, perché siamo un po' in ritardo, poi c'è un altro dibattito che porterà via ancora un po' di tempo. Siccome poi appunto sia Ernesto Burgio che adesso Fabio... Sì, prendo il microfono. Volevo dire che oggi è stata una bellissima giornata, abbiamo imparato un sacco di cose, siamo tutti un po' stanchi, io cercherò di essere sintetico il più possibile. E d'altra parte poi Ernesto Burgio, da una parte Fabio Burigana adesso, hanno già presentato parte del lavoro che ho fatto. E con Giorgio Terziani appunto è un lavoro che va avanti con lui da tanto tempo, molti di voi hanno già partecipato a altri congressi e quindi già parte conoscono abbastanza bene il lavoro che è stato fatto. Allora io adesso quello che vorrei illustrarvi sono tutte le funzioni diverse del codice epigenetico che ho avuto modo di studiare, ahimè, ormai da molti anni, da quando subito dopo la laurea ero andato a Trieste, all'Università di Trieste, all'Istituto di Medicina del Lavoro, avevo cominciato a studiare i cancerogeni ambientali, in modo particolare l'amianto, perché arrivando in quella città pensavo di trovare un sacco di denunce di malattie professionali per mesotelioma pleurico, e andando all'INAIL non c'era neanche una denuncia di mesotelioma pleurico. La cosa era rimasta un po' strana e alla fine abbiamo deciso di fare un'indagine epidemiologica retrospettiva negli archivi degli ospedali riuniti di Trieste. Per farla breve, abbiamo trovato più di 100 casi di mesoteliomi non diagnosticati e appunto facendo così di Trieste una delle città con la più alta, una delle più alte incidenze di mesotelioma pleurico. Trieste è stata fortunata in quell'occasione perché quella ricerca aveva avuto una certa rilevanza e c'era stata una mobilitazione soprattutto delle organizzazioni sindacali che avevano portato a eliminare l'amianto a Trieste fino dai primi anni 90, quindi circa 10 anni prima che nel resto d'Italia. E questa è stata una fortuna, anche se adesso, appunto, era già stato previsto nelle ricerche che abbiamo fatto, si verificano ancora dei casi di mesotelioma pleurico, ma sono quelli riferiti a esposizioni remote, perché come sapete dall'inizio dell'esposizione finché la malattia si manifesta a volte passano 30 o 40 anni. Quindi stiamo verificando gli ultimi casi dell'esposizione che poi è terminata, fortunatamente. Da allora appunto ho avuto modo di conoscere personalmente il professor Lorenzo Tomatis, di cui oggi Ernesto Burgio aveva parlato a lungo, e eravamo diventati amici. Lui poi era andato appunto a fare il direttore generale dello IARC, cioè dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, che come sapete è la più importante agenzia nel mondo per la classificazione dei cancerogeni ambientali. Allora lui conosceva le mie ricerche sul mesotelioma pleurico e mi aveva mandato in quell'occasione in regalo i primi 40 volumi che lui ha iniziato, no? È stato lui il primo direttore generale a iniziare appunto la pubblicazione di questi volumi monografici sui vari cancerogeni ambientali, e quello che loro classificano ormai viene seguito da tutto il mondo. Ogni tanto c'è qualche polemica, come ultimamente sulle carni rosse, c'è stato un po' di polemica anche sulla classificazione delle radiazioni elettromagnetiche emesse dai telefonini. Alla fine hanno fatto una classificazione di possibili cancerogeni, ma alcuni volevano che fosse classificata come probabili cancerogeni, ma diciamo che quando comunque lo IAR classifica un cancerogeno, alla fine nessuno più discute. E lì mi ero letto tutte queste monografie e un'osservazione mi aveva colpito, che riguardava i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. In pratica, se voi somministrate un cancerogeno nel periodo in cui si formano tutti gli organi e apparati, voi non riuscite mai a indurre tumori nella prole. Finita l'organogenesi, si inducono tumori nella prole. La domanda era, ma per chi prima no e dopo sì? Che succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si differenziano tutti i tipi di cellule staminali, pluripotenti, multipotenti, pluripotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti diversi che costituiscono il nostro corpo. L'idea è stata allora che durante quel periodo di differenziazione delle cellule staminali la somministrazione di cancerogeni non avesse effetto, perché esiste un codice di correzione che corregge i danni a cui vanno incontro le cellule staminali in via di differenziazione, in modo che gli effetti
dei cancerogeni vengono neutralizzati. Naturalmente questa era solo un'ipotesi, bisognava verificarla. E per verificarla abbiamo dovuto studiare un modello di studio del differenziamento cellulare. E questo è stato lo zebrafish, un pesciolino tropicale zebrato che vive in acqua dolce, di cui allora già si cominciavano a conoscere i vari stadi del differenziamento cellulare, perché il problema era quello di standardizzare tutto il metodo in modo da non sbagliare mai a fare i prelievi, perché basta poco, basta spostare in avanti e indietro i tempi di differenziazione che cambiano i risultati. Quindi il problema dello zebrafish è stato proprio quello, la scelta caduta lì, perché già si conosceva abbastanza bene quando avvenivano i vari momenti del differenziamento. Tenete conto che lo zebrafish, come si diceva, come diceva anche Ernesto Burgio, si sviluppa con una velocità incredibile, in 48 ore quasi tutto differenziato, e 72 ore si passa dall'uovo fecondato a un intero organismo. Quindi vedete che sono processi che avvengono con una velocità incredibile, e anche per questo motivo capite che poi un riduzionismo scientifico che pensa di andare a controllare tutti questi processi che avvengono realmente mentre la vita si forma e in tutti gli altri aspetti della nostra esistenza a velocità incredibile è veramente un concetto che fa fatica, una volta che si capisce la complessità del vivente, a essere accettato, no? Di fatto poi, per quanto riguarda i processi di differenziazione cellulare, bisogna dire che ogni salto differenziativo, ogni passaggio differenziativo è quasi un salto quantico, nel senso che la differenza, per esempio, tra l'espressione genica delle cellule staminali totipotenti, facendo l'esempio del primo passaggio, sulle tre pluripotenti, quindi ectoderma, endoderma e mesoderma, già in quella fase lì ci sono tre programmi diversi che differenziano tre cellule figlie diverse, e ognuna di queste figlie è differente una dall'altra rispetto alla madre per centinaia di geni espressi. Quindi vuol dire che in ogni salto differenziativo ci sono centinaia di geni che vengono silenziati o accesi, e il processo di differenziazione quindi è un processo che avviene per salti quantici. Ogni differenza differenziativa è estremamente importante. Bisognava tener conto di tutto questo. Allora, l'organismo che abbiamo preso, appunto, come vi ho detto, è lo zebrafish, e abbiamo dapprima studiato tutti i fattori presenti nei cinque stadi di differenziazione che inizialmente abbiamo studiato: medioblasto della gastrula, 5 somiti, 20 somiti, fase iniziale della faringula e processo quasi terminale di differenziazione. In tutti questi stadi noi abbiamo prelevato le diverse sostanze presenti, e si tratta in generale di proteine a basso peso molecolare. Vedete qui diversi pesi molecolari della prima fase del differenziamento cellulare, cioè di medioblastula gastrula, e alla fine lo studio difficile che abbiamo dovuto condurre per 3 anni è stata l'individuazione del network di proteine che costituiscono questi fattori. Cioè abbiamo dovuto individuare proteine per proteine. Vedete qui abbiamo dato finalmente un nome e cognome a tutte queste proteine. In realtà queste proteine vengono prese dallo zebrafish, ma sono le stesse proteine del nostro corpo, perché alla fine lo zebrafish ha la maggior parte delle proteine che sono le stesse della specie umana. Questo è un vantaggio perché significa che i prodotti che noi abbiamo messo a punto, di cui vi farò vedere anche l'attività a livello clinico, sono costituiti da fattori che non sono diversi da quelli della specie umana, e questo facilita tutto il tipo di trattamento, perché non hanno effetti collaterali negativi, non danno origine, non abbiamo mai avuto nessuna allergia e così via. E vedete qui che sono proteine classificate in vario modo, ma si è parlato molto dei mitocondri, sono proteine importanti per il metabolismo mitocondriale, sono chaperonine che sono importanti per la comunicazione intercellulare, sono proteine importanti per la risposta immunitaria, quindi vedete che ci sono le proteine dello shock termico che sono importanti per la risposta immunitaria. Insomma, si tratta di un pool di proteine che sono fondamentali per il metabolismo di tutta la cellula. Quindi noi prendiamo questi fattori dello zebrafish e abbiamo dapprima fatto tutti i vari esperimenti in vitro su vari tipi di tumori umani,
Quindi abbiamo preso queste proteine del zebrafish, oltre alle proteine che rappresentano il 98% dei fattori presi prelevati dallo zebrafish, abbiamo il 2% di acidi nucleici con attività regolatoria e soprattutto microRNA con attività regolatoria. Quindi si tratta di un pool di fattori del DNA e quelle che si chiamavano DNA spazzatura, in realtà poi si è visto che sono la parte prevalente più importante del DNA, che è quella che ha un'attività regolatoria. La complessità del vivente non è tanto dovuto al numero di geni presenti e attivi che vanno a sintetizzare le proteine, ma alla complessità del processo di regolazione epigenetica. In fondo, se voi ci pensate che noi, i nostri geni, vanno a sintetizzare 100.000 proteine, ma sono appena 21-23.000 secondo, quindi un numero molto limitato, e che la differenza tra noi e il moscerino della frutta, che ha 16.000 geni, non è tanto grande, voglio dire, no? Se la complessità dipendesse dal numero di geni che vanno a sintetizzare le proteine, noi non differenzieremo molto dal moscerino della frutta, invece siamo estremamente più complessi, e tutto questo avviene appunto per la regolazione epigenetica che avviene nell'embrione, di cui adesso io vi vorrò parlare. In fondo il processo di differenziazione cellulare è una specifica e selettiva regolazione genica che individua tutti i geni che devono essere attivati o disattivati o spenti, e quindi alla fine del processo di differenziazione cellulare che cosa succede? Che tutte le cellule del nostro corpo hanno lo stesso DNA che va a sintetizzare le proteine. Quello non cambia. La differenza quindi tra una cellula del fegato, che è rotondotta, bella così, e è un neurone che invece ha un dendrite, neurite, eccetera, così complesso, la differenza è epigenetica, non è genetica, è epigenetica. Quindi il processo di regolazione epigenetica porta al differenziamento cellulare. E noi abbiamo cercato di studiare a questo punto vari tipi di tumori umani. Adesso qui ve li semplifico, questo è il glioblastoma multiforme, vedete che con le prime abbiamo quindi fatto diversi esperimenti con 7 tipi ormai, qui ne porto solo 5 ma erano di più, di tumori umani, con tutte le diverse fasi del differenziamento. Qui faccio alcuni esempi, questa è la prima fase di differenziazione col glioblastoma multiforme che viene rallentato per l'80%, il melanoma ancora più aggressivo, come vedete, del glioblastoma. Qui dovete leggere queste figure in questo modo, sulla scisse sono le ore, quindi noi a tempo zero, 24-48 ore, sulle ordinate moltiplicate per 10.000 e sono il numero di cellule che noi contevamo nelle capsule Petri. Come vedete, dopo 48 ore i controlli, che sono in blu, sono arrivati a oltre 50.000, le altre sono sotto i 40.000, ma questo viene rallentato solo per il 40%, il glioblastoma per l'80%, la mammella qui è rallentata poco, ma perché è un tumore molto differenziato, quando vedrete le fasi più avanzate funzionano molto meglio. Questa è la leucemia linfoblastica acuta, che viene rallentata quasi per il 100%, e questo è l'adenocarcinoma del rene, che a 24 ore non è rallentato, ma a 48 ore sì, e poi capirete perché. Poi abbiamo ripetuto le varie curve di crescita con le diverse fasi dei fattori presenti nelle altre fasi di differenziazione, e tutte le curve si ripetono e assomigliano, come vedete, alle prime. Vedete, vi dicevo, la mammella qui è un tumore ben differenziato, e in queste fasi di differenziamento finale dell'embrione funzionano meglio. Quindi impariamo una cosa, che ogni tipo di tumore ha suoi regolatori specifici, che i tumori più differenziati rispondono bene con le fasi differenziative più avanzate, quelli in più maligni e aggressivi, dobbiamo per questi utilizzare tutte le fasi del differenziamento, perché dobbiamo fare una specie di maternage della cellula tumorale, condurla dallo stato di dedifferenziazione che ha avuto, per cui la leucemia linfoblastica acuta appunto è molto indifferenziata, per cui dobbiamo iniziare con le prime fasi, con le molecole presenti nelle prime fasi, fino a condurla alla differenziazione definitiva. Come vedete, è un processo. Noi abbiamo copiato il processo di differenziazione che la vita utilizza per far passare una cellula staminale totipotente ai 252 tipi di cellule diverse, e prendiamo tutta questa informazione per trasferirla a cellule
tumorali che in realtà sono maligne perché sono cellule staminali tumorali, sono cellule diverse in base alla malignità, ferma diversi stadi di differenziazione. Abbiamo fatto anche un modellino matematico per far capire quante sono le cellule tumorali e quante sono le cellule differenziate. Molto rapidamente, se posso un secondo, è un modellino semplice, sono 5 stadi di differenziazione. In ogni stadio, se noi supponiamo che da una cellula madre si formano 3 cellule figlie, il numero di cellule completamente differenziate dopo 5 stadi di differenziazione è una potenza che ha per base 3 ed esponente 5, cioè 243 tipi di cellule diverse, a cui se noi sommiamo le cellule dell'ovaio e del testicolo, cioè le cellule germinative che si differenziano per una via diversa rispetto alle cellule somatiche, sono 9 tipi di cellule diverse, oogonio, oocita di primo ordine, oocita di secondo ordine, cellula uovo, spermatogonio, spermatocito di primo ordine, secondo ordine, spermatidi e spermatozoi, sono 9 tipi di cellule diverse e quindi alla fine il numero di cellule differenziate è 252. Quindi vedete che con un algoritmo molto semplice noi prediciamo esattamente il numero di cellule differenziate che sono i tessuti del nostro corpo. Quindi vuol dire che la vita si organizza sulla base di una complessità incredibile, ma in ogni salto differenziativo c'è questo algoritmo che funziona, per cui dopo 5 stadi di differenziazione si sono formati tutti i tipi di cellule differenziate. Se no, la differenza quindi tra cellule maligne, aggressive, come quelle della leucemia linfoblastica acuta, o quelle molto più tranquille, sempre rimanendo nel campo delle leucemie, della linfatica cronica, la differenza è che nella leucemia linfoblastica acuta noi abbiamo tutte le prime fasi, le cellule presenti nelle prime fasi del differenziamento, cioè sono cellule multipotenti, e quelle altre sono cellule in via di differenziazione definitiva, meno aggressive e meno maligne. E quindi su questo modello noi riusciamo a capire quali sono i fattori specifici che dobbiamo somministrare a diverse cellule staminali tumorali. Perché quante sono le malattie tumorali a questo punto? È facile da calcolare. Le malattie tumorali sono tutte quelle malattie rappresentate da cellule che sono presenti prima dell'ultimo salto differenziativo. Il che significa che sono 3, più 3 la seconda, più 3 la terza, più 3 la quarta. Quindi 120 tipi di cellule diverse, a cui se sommiamo le cellule del testicolo e le cellule dell'ovaio, sono circa 130 malattie diverse, e in base al grado di malignità voi capite che si tratta di 3 tipi di cellule staminali pluripotenti estremamente aggressive, 9 tipi di cellule multipotenti anche loro molto aggressive, 27 tipi di... vai avanti così, poi 81 che sono ben differenziate, avete... Ecco, questo è il modello che spiega abbastanza bene quante sono le cellule tumorali, come possiamo trattare in modo specifico queste cellule tumorali con i fattori epigenetici e come quindi ci dobbiamo comportare quando siamo in presenza di certi tipi di tumore. Ma perché questi, adesso andiamo avanti veloce, perché dicevo si rallenta la moltiplicazione? Perché, come vi ho detto, l'idea che avevo avuto era che si trattasse di una regolazione epigenetica fin dall'inizio. Quindi il primo lavoro che ho pubblicato già nel 1988 in Cancer Lettere, avevo già scritto che lo scopo di quel lavoro era di dimostrare che le malattie tumorali erano malattie reversibili e che le cellule tumorali erano riprogrammabili. Naturalmente pensavo che dopo quel lavoro che era stato pubblicato su Cancer Lettere le resistenze in questo campo di ricerca diminuissero, in realtà no, perché parlare allora di codice epigenico o codice di regolazione non si chiama, era un'eresia, no? Cioè tutti gli studi negli anni 90 sono stati devoluti un sacco di soldi per sequenziare tutto il genoma, e voi capite che finché non l'hanno sequenziato tutto, quando poi l'hanno sequenziato e Clinton ha detto bene, oggi è una grande giornata perché abbiamo capito qual è il linguaggio di Dio, ecco, quando ho sentito queste parole ho detto bene, adesso capirete che quello non è nessun linguaggio di Dio, ma che per capirlo dovreste fare altre cose. E infatti poi c'è stato subito un disorientamento della medicina in quel momento, ma dopo ci si è ripresi. Allora i lavori che io avevo già fatto sull'epigenetica hanno avuto successo a quel punto,
mentre prima si pubblicava a stento perché non era così facile, le riviste non ci credevano, dopo invece adesso ho fatto interi numeri speciali come guest editor e quindi è cambiato tutto. Ma questo perché appunto sono stati dimostrati tutte queste cose. Qui per esempio appunto vedete come funziona nel caso del glioblastoma multiforme il rallentamento del tumore. Queste sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento, quella in rosso, questa qua, è la proteina P53 di cui il dottor Alois Antoni ha parlato a lungo stamattina, e questo è dopo il trattamento. Voi vedete che la concentrazione della proteina P53 nel tumore è estremamente aumentata. Quindi che cosa significa questo? Significa che i nostri fattori hanno attivato questo oncorepressore P53, che è il gene che va a sintetizzare la proteina P53. Questo gene è stato attivato in modo trascrizionale, cioè il gene ha trascritto direttamente subito dopo l'attivazione la proteina P53. La proteina P53 è aumentata nella sua concentrazione a livello delle cellule. A quel punto cosa è successo? Abbiamo visto gli eventi successivi, c'è una cascata di regolazione che adesso non vi descrivo perché è molto complessa, vengono attivati altri geni, P21 eccetera eccetera, P73 e così via, finché le cellule si differenziano completamente, e abbiamo visto che i marker del differenziamento in questo caso sono aumentati perché le ecaderine sono aumentate al 100% dopo trattamento, ma contemporaneamente noi vediamo anche l'apoptosi, cioè un aumento delle cellule che muoiono spontaneamente. Cosa significa? Significa allora che P53 ha bloccato il ciclo cellulare delle cellule tumorali, poi ha tentato di fare due cose: riparare i danni che sono l'origine della malignità, e se i danni non sono stati gravi ed erano riparabili, sono stati effettivamente riparati; nel caso contrario, se le alterazioni erano troppo gravi e non erano riparabili, sono stati attivati i geni della morte cellulare programmati e le cellule sono morte. Quindi sia che siano morte, sia che si siano differenziate, l'importante è che sono uscite dal giro della moltiplicazione. Questa è la riprogrammazione fisiologica delle cellule tumorali. Quindi, appunto, queste malattie in un certo senso avete capito che sono reversibili e non irreversibili. Certo che non è così facile, perché capite che il problema è molto complesso. Si tratta di stabilire la malignità del tumore, si tratta di stabilire a che stadio è fermo, si tratta di trovare i fattori corretti per quello stadio. Fortunatamente la natura ci pensa lei, e adesso vi farò vedere che alla fine in modo piuttosto semplice si può arrivare a capire quale può essere il trattamento migliore. Noi pensiamo, adesso ci sono appunto le terapie di precisione, no? Che vanno lì a misurare tal recettore, tale molecola, tale bersaglio e avanti così. È chiaro che la vita non funziona in questo modo, funziona in modo completamente diverso e complesso. E come vedremo con la rigenerazione capiremo meglio questo, funziona sulla ridondanza e la completezza delle informazioni. Comunque andiamo avanti. Questo qui è un altro meccanismo d'azione che si verifica nell'adenocarcinoma del rene. In quel caso vi ricordate che a 24 ore non veniva rallentato, 48 sì. Perché? Perché noi in quel caso regoliamo in modo non più trascrizionale ma post-traduzionale la proteina del retinoblastoma. La proteina del retinoblastoma è un fattore di regolazione del ciclo cellulare che viene chiamato fattore di restrizione del ciclo. Quando questa proteina non è fosforilata, blocca un gene che si chiama E2F e il ciclo non parte. Quando è fosforilata, invece, va a fosforilare le cicline, parte il ciclo e fino al prossimo ciclo non si ferma più. Qui noi abbiamo dimostrato che questo tipo di regolazione di questa proteina è post-traduzionale, cioè noi abbiamo cambiato il rapporto tra forma fosforilata e non fosforilata della proteina. Vedete, queste qui sono le cellule dell'adenocarcinoma del rene prima del trattamento. Qui vedete quattro bande, due sono quelle iperfosforilate, quelle in alto, e le altre ipofosforilate. Poi nei trattamenti successivi si vede che alla fine sono sparite le forme fosforilate, sono rimaste solo quelle non fosforilate, e quelle non fosforilate sono quelle che bloccano il ciclo cellulare e non lasciano esprimere il gene E2F. Quindi questo è un tipo di regolazione post-traduzionale, traduzionale. Sì, la proteina è stata tradotta. In mezzo tra la trascrizionale e la traduzionale o post-traduzionale c'è la regolazione post-trascrizionale e altri tipi di regolazione, che abbiamo studiato tutto, ma adesso per semplificare facciamo così.
Beh, questo qui è il modello di cancro che vi ho spiegato, ecco, e alla fine siamo arrivati anche alla clinica, quindi questo è uno studio clinico iniziato nel 2001, quindi voleva dire che io in quel periodo avevo già più o meno finito, anzi avevo finito tutti gli esperimenti in laboratorio ed ero arrivato a concepire questo nuovo prodotto che abbiamo utilizzato a livello clinico. Come vi dicevo, utilizza questi peptidi di pesce, di zebrafish, che sono a basso peso molecolare, e quindi abbiamo visto che potevano essere serviti in bocca a livello della mucosa orale e quindi abbiamo utilizzato l'assorbimento orale. Abbiamo trattato 179 casi di tumori primitivi del fegato. Questo è stato possibile perché la vita ti aiuta sempre, no? Se sei un po' audace, in un certo momento ti capitano gli eventi fortunati. Avevo un collega che era primario insieme a me nella stessa azienda ospedaliera, che era stato il primo a fare la termoablazione dell'epatocarcinoma, il professor Livraghi, e quindi aveva cambiato la storia naturale della malattia dell'epatocarcinoma, portando la sopravvivenza da 3 a 5 anni. E quindi era già un bel successo, però siccome la malattia è multifocale e sempre nuovi noduli si formavano, allora lui è venuto da me, la prima volta, no, Giorgio, dicendo: guarda Biava, io so che tu fai una strana terapia, non ci credo molto, ma siccome quando la fase è molto avanzata io non so più cosa fare, non è che posso andare appunto a bruciare tutti i noduli, dammi il tuo prodotto che vediamo. Allora, l'altra fortuna è stato che il primo caso che ha avuto era questo qua, per cui era un caso, come vedete, di un carcinoma in fase primitiva del fegato, in fase avanzata, vedete tutti i noduli, qui dove c'è la freccia è una trombosi della porta, e quando c'è una trombosi della porta la prognosi è infausta, 8-10 mesi, e quindi era un caso avanzato, che lui pensava di non vedere più. Noi abbiamo fatto un protocollo molto pesante quella volta, ogni 3 mesi, facevamo l'angiotac, tutti i marker tumorali e così via, e quindi è stato uno studio clinico che è durato dal 2001 al 2004, ed è stato molto pesante perché abbiamo fatto un sacco di follow-up. E dopo 3 mesi che cosa è successo? E questa qui, vedete, è l'ecografia che dimostrava che nella porta chiusa non passa sangue. Dopo 6 mesi pensavo di non vederlo più questo paziente, e invece ecco cosa è successo: è sparito tutto il tumore, è sparito anche la trombosi della porta, vedete che adesso nella porta passa il sangue. E allora lui è rimasto meravigliato perché dice: come, quando io faccio la termoablazione io vedo prima la necrosi e poi la cicatrice, in questo caso non c'era né necrosi né cicatrice, ma il tumore veniva sostituito da un tessuto sano. E allora lui ha chiamato questo effetto vanishing effect, e da quel momento è stato entusiasta e abbiamo fatto quasi 179 casi, 180 casi, che non sono pochi, cioè voglio dire, per 4 anni. E questo qui è un altro caso multifocale, come vedete ci sono tanti noduli in varie parti del fegato, no? E questo qui dopo 3 mesi è scomparso tutto, non c'è più niente. E questi sono i casi di regressione completa. Mettendo insieme i casi di regressione completa e anche i casi di non progressione, noi abbiamo avuto il 20% di regressioni il 16,8% di non progressione. Questi quasi 40%, 38 eccetera, per cento di non progressione e regressione. Le curve di sopravvivenza a 36 mesi sono state queste. Ecco, questi qui sono quelli che non hanno risposto, questi qui invece, questo qui è un 70% contro un 10%, quindi una differenza estremamente significativa. Poi appunto si è parlato di terapie integrative, noi abbiamo fatto anche esperimenti che adesso non vi faccio vedere nel adenocarcinoma del colon, con l'integrazione con il 5-fluorouracile, e l'efficacia dei casi trattati col 5-uracile da solo, 5-uracile più i nostri fattori, è questa: 5-uracile da solo l'efficacia è 35%, 5-uracile più i nostri fattori efficacia 98%, cioè quindi aumenta estremamente l'efficacia. E questo perché? Perché il 5-fluorouracile, abbiamo studiato i meccanismi d'azione, agisce solo quando le cellule sono bloccate in fase G2M, ma solo il 35% sono bloccate lì, il resto lui quindi ammazza prima quella quota e poi deve aspettare la successiva.
noi gliele mettiamo tutte lì ferme e lui le ammazza, cioè già noi le riprogrammiamo, le facciamo, mandiamo in apoptosi, ma se c'è 5 flora cicle ammazza tutte. Quindi diciamo che appunto gli oncologi poi anche della Società Italiana di Oncologia Medica hanno letto tutti questi risultati, hanno fatto un documento che si chiama Position Paper, in cui appunto suggeriscono l'opportunità di associare la chemioterapia ai nostri fattori. C'è stato anche un altro trial clinico sempre sul tumore del colon in fase avanzata con una terapia compassionevole con regorafenib, casi trattati solo con regorafenib, casi trattati regorafenib più i nostri fattori. Dopo un anno la mortalità del regorafenib è stata il 75%, quella con il regorafenib più i nostri fattori solo del 25%, quindi anche qui un risultato importante. Quindi loro hanno detto questo, con Giorgio Terziani, noi già dall'inizio in cui ci siamo conosciuti avevamo capito che bisognava intervenire sia a livello del mitocondrio sia a livello appunto della differenziazione epigenetica. Come ha spiegato poco fa il dottor Burigana, l'associazione tra i suoi prodotti e i nostri insomma funziona molto molto bene, perché avete capito ormai, vi sono stati spiegati anche dal dottor Burigana tutte come avviene appunto rivitalizzato il mitocondrio, come sia importante. In fondo le cellule staminali tumorali sono cellule che funzionano nel metabolismo anaerobico, no? Quindi l'acidosi è la conseguenza, quando noi trattiamo vanno in metabolismo ossidativo e si riprende il normale metabolismo fisiologico. Quindi questo è quello che succede con l'epigenetica e la terapia appunto che allora, ma adesso facciamo ancora più breve. Allora, alla fine quello che ho capito è che io ho avuto una grande fortuna a studiare il codice epigenetico nell'unico momento della vita in cui questo codice è completo, cioè un codice che è in grado di regolare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo. A questo punto ho detto, caspita, ma allora non è solo in grado di differenziare le cellule tumorali, è in grado di fare tante altre cose. Andiamo a vedere cosa fa. Allora, qui diciamo, ho iniziato a collaborare con l'Università di Bologna, il professor Ventura, che studia in modo particolare la rigenerazione tissutale, e ultimamente abbiamo scritto tanti lavori che hanno come titolo la rigenerazione tissutale senza trapianto di cellule staminali. Cioè abbiamo dimostrato che non è neanche più necessario fare il trapianto di cellule staminali, e abbiamo studiato tutte le fasi del codice epigenetico. Allora, c'è una prima fase, ancora prima del differenziamento, in cui le cellule stanno passando da totipotenti a pluripotenti. In quella fase lì, se noi prendiamo le proteine di quella fase, quindi un po' prima del differenziamento, quelle proteine attivano gli stessi geni staminali che Yamanaka, che ha vinto il Nobel nel 2012, aveva trasferito con un retrovirus in un fibroblasto differenziato, e aveva trasformato questo fibroblasto in cellula staminale pluripotente indotta. Ha fatto bene a chiamarla indotta, perché quella cellula non è normale. Lui ha preso il Nobel perché dal punto di vista teorico la scoperta è importante. Dal punto di vista pratico non serve a niente, perché quelle cellule manipolate, proprio per le manipolazioni che hanno avuto, sono in una continua fase di moltiplicazione, per cui poi noi le dovremo riprogrammare per bloccarle. Quindi la sua scoperta è importante, ma non può essere utilizzata. Noi, con i nostri fattori, quindi non noi, la natura, la vita sa fare questo. La vita è molto più intelligente dell'uomo, che pensa di essere super intelligente. In realtà l'intelligenza della natura è mille volte superiore alla nostra, perché infatti organizza un miracolo che è la vita, come diceva oggi Ernesto Burgio, e noi non siamo in grado di fare certamente delle cose così. Quindi volevo dire che alla fine quello che abbiamo visto è che noi attiviamo gli stessi quattro geni di Yamanaka, ma solo dando l'informazione pura. Cioè noi lasciamo che le cellule siano cicliche, perché se noi smettiamo di somministrare le nostre molecole, le cellule continuano a differenziarsi. Quindi non c'è manipolazione, non c'è alterazione genica, le cellule rimangono fisiologiche, e i quattro geni che sono stati attivati sono quelli che impediscono il taglio dei telomeri. Quindi aumentano la durata della vita delle cellule, come ha fatto Yamanaka. Però in più rispetto a Yamanaka, cioè la vita in più rispetto alla manipolazione genetica, ha attivato un altro gene che si chiama BMI1, che è quello che impedisce
che attiva delle superfamiglie di proteine che impediscono la senescenza. Perché un conto è aumentare la durata della vita, arrivare a 120 anni, ma se uno arriva come Matusalemme non va tanto bene. Un conto è arrivare in situazioni di vita abbastanza discreta. E noi, con la natura, ripeto, sa fare le due cose, cioè sa rallungare la vita e sa mantenere giovani le cellule. Questa è la prima fase. Le altre fasi, come abbiamo visto, sono di differenziazione, ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, cosa facciamo? Questa cosa qui l'abbiamo capito facendo l'esperimento sulle cellule dell'ipocampo, che sono quelle che vanno per prime in neurodegenerazione nell'Alzheimer. Noi abbiamo utilizzato queste cellule di topo in vitro dell'ipocampo come controlli e poi trattati. I controlli venivano trattati con una sostanza che provocava una neurodegenerazione e gli altri con questa sostanza più i nostri fattori. E lì abbiamo capito esattamente come funziona la vita, che funziona in modo esattamente opposto di quello che pensa la medicina. E di qui l'importante, la prima cosa da fare è il cambio di mentalità e di paradigma scientifico, come hanno sottolineato sia Burgio che Burigana. E come funziona la vita allora? Guardate, l'esperimento è stato così, è stato semplice poi. Noi abbiamo utilizzato i 5 programmi diversi, no? Che come avete capito sono già dei network di differenziazione, non sono singole molecole ma sono dei programmi. Li abbiamo utilizzati e funzionavano, cioè ognuno funziona, rallentando però del 20-25% la degenerazione tissutale, che era già statisticamente significativa, quindi avremmo potuto accontentarci e dire ok, pubblichiamo così. No. Il discorso qual è stato? Io ho cercato di capire perché non era così bassa. Il ragionamento che è stato fatto è: ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che dobbiamo fare? Prima dobbiamo tenere attivo il serbatoio delle cellule staminali, in modo che non si consumino tutte, e quindi le poche cellule staminali che ancora uno ha nel cervello. E poi però le dobbiamo differenziare in tessuto specifico, cioè in cellule dell'ipocampo o cellule della sostanza nigra, nel caso del Parkinson e così via. E allora qual è il programma? È esattamente il programma che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Se noi gli diamo tutte le fasi di differenziazione, che cosa otteniamo? Quasi l'80%, 78% della prevenzione della neurodegenerazione. Quindi esattamente l'opposto. Noi per avere un effetto dobbiamo dare una informazione, perché queste sono molecole che trasferiscono informazione, ridondante, completa e ridondante, che è esattamente l'opposto di quanto la medicina pensa. Cioè la natura, poi noi gli diamo tutto e quello che serve viene preso e il resto viene eliminato. È una roba banale, no? E quindi basta entrare in questo tipo di mentalità e uno poi capisce come funzionano le cose. E qui il salto di paradigma, e questa è la cosa più difficile da far capire, perché come si fa a far capire la medicina che va verso la medicina di precisione, che invece che questo modo di affrontare e approcciare malattie complesse in cui le alterazioni sono tante e non le posso riparare tutte, come faccio a farglielo capire se non lo vogliono capire? Il problema è questo qua, quindi il problema è proprio il salto quantico anche di idea, di mentalità. Se noi non la cambiamo non otteniamo niente. Quindi, poi qui ci sono, niente. Allora, io direi che a questo punto è abbastanza chiaro. Noi, con la regolazione epigenetica, siamo in grado di trattare in modo diverso vari tipi di patologie che vanno dall'anti-aging alla neurodegenerazione, alle malattie cardiovascolari, perché viene rigenerato anche il tessuto muscolare cardiaco, eccetera, e alla neurodegenerazione. Quindi, appunto, con Giorgio Terziani, poi avete visto che le due terapie vanno associate, sia quindi la terapia che rivitalizza i mitocondri che la terapia che riprogramma o programma le cellule staminali normali e patologiche, cioè perché noi programmiamo tutte le cellule del settore staminale, sia quelle normali che le differenziamo e sia anche quelle patologiche che le ridifferenziamo e le trasformiamo in cellule normali. Quindi questo qui è un salto di mentalità notevole. Il processo più difficile da far capire alla medicina è proprio questo, che bisogna cambiare la mentalità, perché se non si cambia il paradigma scientifico rimaniamo
bloccati in questa situazione e la medicina sulle malattie croniche degenerative non può fare grandi progressi con il riduzionismo attuale. Grazie.